Questa puntata di Civiltà Rurale ci porta a visitare l'avicola alimentare Monteverde nelle sue sedi di Ospitaletto e di Rovato. E qui incontriamo Francesco Crescenti, uno dei titolari, figlio di Mario Crescenti, che abbiamo avuto occasione di conoscere in altre occasioni, che ci spiega un attimo le peculiarità di questa azienda, ma soprattutto una presentazione, Francesco, dell'azienda, perché sappiamo che è stata tua nonna la capostipite a dare il via al tutto. Sì, infatti diciamo che la storia della nostra azienda può essere anche la storia della nostra famiglia. Quanto tutto nasce negli anni 50 da mia nonna con una incubatrice a valigia e le galline sul solaio. E da lì, iniziando a vendere i pulcini al mercato, è nata la nostra azienda. Poi mio padre e le sue tre sorelle hanno, diciamo, industrializzato il processo e ora siamo 9 cugini che lavorano nella nostra azienda, e diciamo che il processo di industrializzazione è ormai quasi completo, se non completo, perché l'ultima catena di lavorazione, che sono le quarte lavorazioni, ovvero i lavorati cotti, inaugureremo a settembre la linea di produzione per avere la gamma completa dei prodotti. E oggi, ecco, i 9 cugini lavorano ognuno nel suo settore. Quindi, partendo dall'allevamento, c'è mio cugino Giuseppe, nel mangimificio mio cugino Andrea, alle galline mia sorella Sara, e qui in macello ci sono io e altri cugini che seguono la contabilità o il controllo qualità. Quindi ogni fase della lavorazione è seguito da uno dei soci. Un'azienda che dà lavoro a molta gente, ma sostanzialmente a conduzione familiare. Sì, ormai siamo 300 persone che lavorano nella nostra filiera, ma come dicevo, appunto, la conduzione è ancora fortemente familiare. Il mercato di distribuzione è quello italiano? Sì, noi ci siamo affacciati da poco all'estero, ma soprattutto con i sottoprodotti. Quindi le zampe, per esempio, di pollo le vendiamo a Hong Kong, le schiene di pollo le vendiamo in Africa, ma diciamo, le parti nobili non c'è possibilità di commerciarle all'estero, in quanto il sistema Italia è troppo costoso per avere della redditività approcciandosi all'estero. Io adesso a questo punto ringrazio Francesco e andiamo subito nell'unità produttiva dell'incubatoio a Ospitaletto per vedere le prime fasi, appunto, già dell'allevamento, dove ci sarà la schiusa delle uova e i pulcini. Poi andremo a visitare anche l'allevamento dei polli a terra, per poi terminare a Rovato, dove ci sarà la fase della lavorazione, della trasformazione delle carni. È così, Francesco? Corretto, è così. E allora diamo il via a questa puntata di Civiltà Rurale. E dopo avervi presentato l'azienda, eccoci all'interno dove comincerà il nostro viaggio per conoscere tutte le fasi della produzione e della lavorazione della avicola alimentare Monteverde. E siamo con Ezio Mazzoldi, che è responsabile dell'incubatoio. Mazzoldi, che cosa andremo a vedere adesso e che cosa faremo vedere ai nostri telespettatori? Ora andremo a vedere il procedimento necessario all'incubazione delle uova, ovvero sia dal momento in cui verranno consegnate le uova in incubatoio che provengono dai nostri allevamenti e successivamente verranno messe in produzione, in lavorazione. Ecco, noi abbiamo dovuto attrezzarci vestiti in questo modo perché c'è un discorso di igiene da rispettare. Evidentemente il discorso di igiene è fondamentale in questo allevamento, tutti gli allevamenti, presumo in tutti gli incubatori, perché altrimenti le malattie trasmissibili sono molteplici e quindi necessita una pulizia in linea di massima che deve essere perfetta, quasi sterile. Cioè, quindi dobbiamo essere. Quindi c'è l'osservanza di queste. L'osservanza è obbligatoria, anche perché di salmonella esistono migliaia di tipi di salmonella, quindi il minimo contatto può indurre e contagiare uova e quindi contagiare tutta la produzione. Quindi. Bene, allora lei adesso ci illustrerà tutte le fasi della produzione. La produzione, esatto. Andiamo, adesso grazie. Andiamo a vedere. E
Ed eccoci arrivati nella stazione di stoccaggio delle uova. Esatto, questa è la stazione di stoccaggio delle uova. Qui possiamo osservare dei carrelli che provengono direttamente dall'allevamento, in cui le uova sono stabilizzate in questa maniera, sono stabili e ferme, anche per una questione di trasporto proprio. Successivamente le uova da questi carrelli verranno spostate su questi carrelli, che come potete ben vedere sono mobili. Che simulano un po' l'atteggiamento materno. Esatto, simulano l'atteggiamento materno perfettamente. Cioè in effetti successivamente verranno inserite in un'incubatrice, la quale in maniera meccanica muoverà, come potete vedere, questa farà una funzione di questo genere, come proprio diceva il signore. Così magari alle spalle li vediamo, esatto, meglio. Che sono questi. Sono questi. Qui potete vedere che la tracciabilità delle uova è sempre più... Ecco, ogni carrello è contrassegnato da questo cartellino? Da ogni cartellino che ci fa riferimento dall'allevamento da cui proviene e il quantitativo di uova chiaramente inserito nel carrello. Ecco, ricordiamo che queste uova non sono destinate alla consumazione. No, in effetti vedete sono tutte contrassegnate proprio per identificarle che non devono essere consumate, bensì atte a una riproduzione. Da qui in poi successivamente verranno spostate nelle varie incubatrici. Che adesso andiamo a vedere. Ed eccoci arrivati nel famoso incubatoio. Ecco, qui come potete ben vedere ci sono delle macchine in cui le uova vengono incubate, vengono inserite proprio su quei carrelli che dicevamo prima, che hanno una funzione quasi di effetto materno, nel senso che sono mobili. Qui verranno incubate le uova. Le uova devono stare in un'incubatrice 18 giorni. Va bene, 18 giorni, poi successivamente verranno trasferite in una stanza dischiusa previa un'operazione di speratura, ovvero sia noi successivamente togliamo le uova da queste incubatrici, le portiamo nella stanza di speratura, valutiamo attraverso una luce particolare le uova feconde e non feconde, con una luce particolare ci fa vedere, che purtroppo oggi non possiamo farvelo vedere. Quindi c'è anche uno scarto? C'è anche uno scarto, che però non è che noi facciamo lo scarto effettivo, buttiamo via tutte le uova, anche perché servono, cioè come, altrimenti ci sarebbe un ricambio di aria troppo forte, cioè non è che noi togliamo tutte le uova infeconde. E dopo 18 giorni si Dopo 18 giorni vengono trasferite. Quindi ogni incubatrice, come può lei vedere, contiene 115.200 uova. 115.200 uova, sì, per ogni incubatrice. Per ogni incubatrice, stando ferme così le macchine. Come lei vede, sono collegate, come dicevamo prima, a quei ganci là, i quali muoveranno, ripeto, per rifare la funzione, muoveranno tutta la struttura proprio per avere quella funzione. Un effetto culla. Un effetto culla. E ogni ora praticamente queste macchine subiscono questo movimento. Cioè, quindi ogni carrello subirà questo movimento. Dopo che abbiamo visto la parte introduttiva con i carrelli che si muovevano per dare l'effetto culla, siamo arrivati nel reparto di schiusa. Allora, da quei carrelli mobili praticamente le uova vengono trasferite in cesti fissi, in cui vengono inseriti 150 uova per cesto, che vengono messi nella camera di schiusa, dove chiaramente comincerà la nascita del pulcino, che si protrarrà per 2 giorni. Allora, qui incontriamo Stefania, che è un po' la responsabile di questo reparto e che ci fa vedere che cosa adesso, i pulcini come nascono? Esatto, adesso vi apro lo sportello. Ok, noi abbiamo qua il computer, con questo noi possiamo regolare la temperatura, l'umidità e anche delle valvole dell'aria. Allora, qui vediamo i pulcini che ormai, cioè le uova si stanno schiudendo un po' tutte. Esatto, sì. E poi li dovete togliere da qui. Esatto, sì. Domani mattina verranno tolti e poi si passerà nella parte... La parte successiva. Esatto. Qui possiamo regolare la temperatura, che deve essere costante, come diceva il mio collega prima, l'umidità e anche un fattore di CO2, perché questa ci permette di avere quell'effetto di pulcini tutti aperti quasi contemporaneamente, che è quello che a noi un po' interessa. Naturalmente immagino che siate soggetti a dei controlli costanti da parte dell'ASL. Beh, proprio per una garanzia di qualità. Per una garanzia di qualità i controlli sono necessari e sono utili e noi li effettuiamo costantemente, anche perché noi siamo tenuti, ripeto, anche per nostra convenienza, a fornire dei dati ben precisi sulla tracciabilità delle uova, sulla pulizia,
su tutto un procedimento che deve essere perfettamente conforme alle norme igieniche, insomma. Tanto è vero che noi ogni due settimane portiamo le uova allo zoo profilattico, il quale stabilisce che possono essere o meno contaminate da salmonella o meno, quindi c'è un controllo costante, insomma, da parte dell'asta. E alla fine della produzione di ogni schiusa stabiliamo la nascita per ogni allevamento, cosa ci ha dato, la percentuale che ci ha dato, quindi è tutto super monitorato. Quindi possiamo dire, anche a beneficio di chi ci sta guardando, che ogni fase della lavorazione è super controllata dall'ASL, dallo zoo profilattico, soggetta a tutti questi controlli che sono di legge. Alla fine, volendo, se fossimo pignoli, potremmo risalire addirittura a chi ha mangiato il pollo. Se dovesse per assurdo pagare con una carta di credito, noi sappiamo che nel supermercato è andato la tale tipologia di pollo che viene dall'allevamento X, e sappiamo perfettamente, insomma, una tracciabilità completa, addirittura totale. Beh, adesso dove ci spostiamo? Adesso ci spostiamo nella sala successiva, dove non potremo vedere per questioni che la nascita avviene domani, dove vengono divise i maschi dalle femmine, ovvero secondo un'operazione molto particolare le ragazze riescono a stabilire il sesso del maschio e il sesso delle femmine. Complicata la cosa. Non è complicata, bisogna aprire le ali e vedere, appunto, le femmine hanno un'apertura alare differente, ovvero se le penne sono non regolari, invece quelle del maschio sono molto più regolari. Va bene, allora andiamo. In questo punto i pulcini cadono da quel nastro che vengono messi, cadono, riempiono tutto il nastro, e qui abbiamo sei operatrici che prendono manualmente i pulcini dal nastro, li vaccinano e poi li passano al nastro successivo. Quindi il movimento che noi facciamo è semplicemente questo: con una mano prendiamo il pulcino, lo appoggiamo e lui viene vaccinato. Questa è una vaccinazione per? Questa è una vaccinazione per la Marek, che è una malattia che può colpire i pulcini, i piccolini, sì. Quindi noi prendiamo i pulcini, apriamo le alette a ventaglio, e in questo caso si vede benissimo che una parte delle piume è più bassa, vedete le puntine, e una parte più lunga. Questa per noi è una femmina. Si vedono bene, vedete, non so se si riesce a vedere. Sì. Mentre il maschietto, sempre stessa operazione, sempre le alette a ventaglio. Sono più lunghe. Sono, esatto, non si notano neanche quasi la differenza, sembrano tutte lunghe uguali. E questo è un maschietto. Quindi abbiamo trovato, giusto caso, un maschietto e una femmina. Esatto, sì, giusto per noi. Poi questi pulcini, in base alla femmina e al maschio, vengono passati in questa macchina, dove restano sempre divisi, e passiamo proprio su due nastri separati, perché poi vengono portati dalla macchina, vengono contati dalla macchina e messi poi nelle cestine. Esatto, ogni cesta vanno 100 pulcini, è tutto automatico, e poi vengono preparati per le spedizioni. L'avicola alimentare Monteverde produce anche il mangime per l'alimentazione di tutti i polli, e siamo tornati con Francesco, siamo proprio davanti al mangimificio. Sì, corretto. Questo è il nostro mangimificio, che fa parte della nostra filiera produttiva ed è il cuore, diciamo, della qualità del nostro prodotto, in quanto se tu vuoi fare un pollo di qualità con un gusto ottimo, sei costretto a utilizzare materie prime di qualità. E adesso qui vi faremo vedere le materie prime che noi utilizziamo. Allora andiamo. Per la realizzazione del mangime occorrono vari ingredienti. Adesso Francesco ci fa vedere quali sono gli ingredienti che servono per realizzare il mangime che producete. Sì, dunque, come detto prima, il trucco per fare polli è avere elementi di qualità, in modo da dare un gusto ottimale alla carne. Nell'alimentazione dei polli si utilizzano soltanto materie prime naturali, non c'è aggiunta di granché, tranne qualche vitamina, un po' di sali minerali. La base per produrre i nostri mangimi, abbiamo messo qui una piccola campionatura, si parte da frumento nazionale,
una percentuale di sorgo, un 30-40% di soia, che diciamo è la base proteica per la produzione del mangime, il mais, che è un po' anche quello che dà un gusto, quel gusto dolce delle carni, e una piccola percentuale di girasole. Anche tutte queste materie prime, prima di essere utilizzate, vengono controllate? Assolutamente sì, difatti questi sacchettini che voi vedete sono i campionamenti che noi facciamo su ogni partita che entra all'interno del nostro mangimificio. Nel caso riscontriamo una qualità non sufficiente ai nostri standard, il camion viene respinto in toto. Utilizzate anche degli ormoni? Assolutamente no. Nella produzione dell'avicolo è antieconomico utilizzare ormoni, in quanto il peso medio dell'animale non giustifica un costo così alto. Quindi assolutamente massai a casa e tutti i nostri consumatori devono stare tranquilli. La carne di pollo è assolutamente una carne sana e sicura. E qui abbiamo invece il prodotto finito. Sì, ecco, questo è alla fine della lavorazione del mangimificio. Noi produciamo vari tipi di mangime. Questo è il mangime più grosso, che viene pellettato in questa maniera per alimentare, diciamo, l'ultima fase degli animali, in quanto l'animale grosso ha bisogno di una, diciamo, grana abbastanza grossa. Questo è il prodotto finale. Noi come facciamo a ottenere questa diciamo, forma del mangime? Dobbiamo aggiungere dei grassi. E anche questa parte è molto importante, in quanto noi utilizziamo grassi arancidità zero, che sono grassi a uso umano, non a uso animale. Questo consente di dare alla carne un gusto pulito, senza, a differenza dei nostri concorrenti, quel retrogusto un po', diciamo, industriale. Quindi c'è più sapore? C'è più sapore, sì. Voglio ricordare anche che voi avete tutto sotto controllo attraverso un sistema di computer e che dando delle ricette particolari. Sì, tutto, diciamo, tutte le nostre ricette sono salvate in un sistema computerizzato e i nostri operatori non fanno altro che richiamare il programma 1 o il programma 2 in base al nostro programma di lavorazione. Quindi anche lì l'errore umano è quasi a zero, insomma. E qui, Francesco, vediamo che arrivano i camion per caricare il vostro mangime, che verrà poi distribuito in tutti gli allevamenti. Sì, noi in questo momento appunto vediamo il carico del camion del mangime finito e poi distribuiamo il nostro mangime ai nostri allevatori in Socida. Sono circa 85 allevatori, il 90% in provincia di Brescia e un paio a Cremona e un paio a Bergamo. Quindi tutti i nostri allevamenti e i nostri polli sono polli di Lombardia. Proprio per questo motivo abbiamo appena, diciamo, fatto una certificazione approvata al Ministero e partiamo con un'etichettatura di pollo di Lombardia. I nostri polli sono nati, allevati e macellati completamente in Lombardia. Con Francesco Crescenti siamo arrivati adesso all'interno di uno degli allevamenti di polli dell'avicola alimentare Monteverde. Qui cosa avviene, Francesco? Ecco, questo è uno delle nostre stalle da ingrasso, dove i pulcini che abbiamo prima visto in incubatoio vengono trasportati. Inizialmente facciamo una pulcinaia, quindi viene ridotto lo spazio a loro disposizione, e dove si utilizzano delle cappe a gas per tenere una temperatura di 24-25 gradi costante. Fin da subito gli animali hanno la possibilità di bere e di essere alimentati con il nostro mangime finissimo e gli viene dato, diciamo, la prima settimana di vita. Poi man mano crescono, lo spazio a loro disposizione viene aumentato e cambiamo anche la tipologia di mangime fino ad arrivare a quella miscela che abbiamo visto di pellet grosso che viene alimentato, con cui alimentiamo proprio i polli che vediamo in questo momento, che sono animali pronti al carico per la macellazione. Vengono alimentati attraverso queste mangiatoie? Sì, anche qui ormai la tecnologia la fa da padrone. Qui abbiamo un sistema di centraline che misura la temperatura e l'umidità interna al capannone e infatti accende o spegne la ventilazione o il riscaldamento in base alla temperatura rilevata. E
con un programma di alimentazione dosa il mangime disponibile per gli animali. E poi c'è anche un sistema di beveraggio. Sicuramente, ci sono vari sistemi, noi utilizziamo questo a goccia e anche questo e tutti questi sistemi hanno la possibilità di essere alzati o abbassati in base alla dimensione del pollo. Quindi è tutto sotto controllo anche in questa fase? Sì, sicuramente. Anche qui abbiamo il controllo della nostra ASL di Brescia che viene a fare le visite prima di ogni carico e certifica la salubrità degli animali. Qui quanto ci stanno i polli? Allora, diciamo che noi abbiamo tre tipologie di prodotto. I polli piccolini da rosticceria che li portiamo al macello a circa 32 giorni. Le femmine da sezionamento, che sono quelle che poi trovate nei supermercati, che hanno 45 giorni. E i polli grossi, che vendiamo ai grossisti, hanno circa 60 giorni. Ecco, non dovete spaventarvi quando dico queste tempistiche, perché va bene la tecnologia, va bene tutto, ma anche la selezione genetica ha fatto dei passi da gigante. Pensate che 20 anni fa un pollo arrivava al massimo 2,2 kg. Oggi arriviamo anche a 4 kg e utilizzando le stesse materie prime che utilizzavamo 20 anni fa. E adesso dove ci spostiamo invece? Adesso andiamo al mattatoio dove vediamo la parte finale. La trasformazione. La trasformazione in prodotto che poi va al consumatore. Che va sui banchi di vendita. Bravissimo. Andiamo allora, grazie. Con Francesco ci siamo spostati dopo l'allevamento nella fase di produzione vera e propria. Qui cosa avviene? Allora, qui è dove macelliamo gli animali che abbiamo allevato e tutti i giorni arrivano all'incirca 55-60 mila animali. Vengono trasportati con delle gabbie apposite e vengono stoccati all'inizio della catena di lavorazione, divisi per lotto di produzione in modo da avere la totale rintracciabilità sul risalendo, sull'allevamento, sulla mangime che ha mangiato e sulla gallina da cui è nato. I polli quindi vengono meccanicamente trasportati sulla catena di macellazione, dove lì parte il processo della macellazione vera e propria, dove vengono, diciamo, storditi, poi jugulati per la fase di dissanguamento, in secondo luogo spennati, eviscerati da tutte le interiora e portati ai tunnel di raffreddamento, che è, diciamo, la fase fondamentale per avere un prodotto con una durata sufficiente a risolvere, diciamo, tutte le problematiche che poi si riscontrano sui banchi delle macellerie o dei supermercati. Quindi portare il pollo il più velocemente possibile a 4 gradi è fondamentale. All'uscita di questi tunnel di raffreddamento noi abbiamo due fasi di lavorazione. Una è l'incassettamento del prodotto intero, che viene venduto tal quale, quindi il polletto intero che trovate nel banco di macelleria. La seconda fase invece è il sezionamento, che è proprio la sala in cui siamo adesso. E qui vediamo che c'è ancora un tipo di lavoro molto manuale? Sì, diciamo che ormai anche qua la tecnologia e la meccanica la fa da padrone. Tutte le fasi di lavorazione sono automatizzate, mentre in questa fase abbiamo ancora la presenza di manualità con coltello, quindi qui potete vedere la toelettatura del filetto di pollo e viene fatta ancora manualmente. Dopo questa fase di, diciamo, lavorazione del prodotto, ci sono i ragazzi che confezionano nelle vaschette i pipetti, le coscette, le alette e nella sala che poi vedremo anteistante c'è la fase di confezionamento e di etichettatura per il supermercato. E qui Francesco vediamo che ogni cassetta con i polli sezionati, i petti di pollo, ha la sua etichetta con i codici a barre per la rintracciabilità. Corretto. Noi, grazie a quell'etichettatura e al barcode che mettiamo in etichetta, quando poi evadiamo l'ordine andiamo a leggere i codici a barre con delle pistole scanner. Tramite questa operazione mandiamo nel nostro software e sulle bolle di accompagnamento del prodotto tutto quello che sono le indicazioni di rintracciabilità del prodotto. Quindi il consumatore finale è in grado di sapere che pollo è, da che allevamento è venuto, che cosa ha mangiato,
i controlli che ha subito, e questo si può fare solo grazie a una filiera. E visto che noi facciamo dall'uovo fino al vassoietto che poi arriva a casa vostra, siamo in grado di controllare ogni fase della produzione. E per la garanzia della qualità abbiamo incontrato prima, li abbiamo incrociati i tecnici dell'ASL. Sì, la presenza dei veterinari ASL negli impianti di macellazione è obbligatoria, cioè se il nostro veterinario ASL una mattina non viene a lavorare, si sveglia che è malato, noi non possiamo macellare, quindi siamo costretti a chiamare il sostituto. Questo è fondamentale e noi siamo molto contenti di questa cosa, perché è una garanzia in più per il consumatore e noi siamo molto contenti della collaborazione che abbiamo da parte dei veterinari. Ho notato anche ambienti sempre molto puliti, igienizzati, questo è proprio una sintonia con tra voi e poi il consumatore finale per la garanzia del prodotto. Sì, noi tutti i giorni laviamo da cima a fondo lo stabilimento e anche questo diciamo che è un punto di forza della nostra azienda. Quella che stiamo vedendo è la linea del polo intero? Corretto. Noi abbiamo due linee, una dove sezioniamo, che abbiamo visto precedentemente, e questa è la linea del prodotto intero. Qui facciamo i polletti che poi vanno alle rospicerie e i polli che vanno nei banchi delle macellerie. Anche in questo caso, dopo il confezionamento, tutto viene pesato e etichettato, come abbiamo visto prima, per la rintracciabilità. Sempre all'interno della vicola alimentare Monteverde ci siamo spostati con Francesco in un altro reparto. Qui cosa avviene? Ecco, questo è il reparto dei terze lavorazioni, ovvero le preparazioni crude. E questo diciamo è un reparto nuovo della nostra azienda, in quanto fino a qualche anno fa ci limitavamo all'incassettamento del prodotto intero e al sezionamento. Da agosto dell'anno scorso invece abbiamo inaugurato quest'altro reparto, e che ci sta dando parecchie soddisfazioni, in quanto i prodotti ottengono dei grandi, sono apprezzati molto diciamo dal consumatore finale, e siamo contenti di aver fatto anche questa ulteriore lavorazione. Qui stiamo vedendo la realizzazione degli hamburger di pollo. Corretto, sì, sono hamburger di pollo che derivano da carne di filetto di pollo che viene tritata e poi mettiamo le nostre miscele diciamo di spezie e poi li formiamo, li confezioniamo e anche qui li etichettiamo e li mandiamo ai nostri clienti. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Civiltà Rurale dedicata a questa visita all'azienda avicola alimentare Monteverde. E qui vedete una piccola esposizione dei prodotti che l'azienda produce. Francesco, questa è solo una piccola parte. Sì, questa è una piccola parte che abbiamo voluto mostrarvi per farvi vedere alcuni dei prodotti che facciamo. Potete notare anche quel vassoio nero, che è quella linea nuova che stiamo lanciando del polo di Lombardia, e speriamo che abbia successo sul mercato. Con il quadrifoglio della regione. Bravo, sì, abbiamo voluto mettere il quadrifoglio, ci hanno lasciato metterlo in quanto è un disciplinare approvato al Ministero, quindi abbiamo la possibilità di mettere anche il quadrifoglio lombardo. Io prima di ringraziare Francesco voglio ricordare, e ci aiuterà proprio lui, che proprio qui nella sede di Rovato avete anche uno spaccio aperto al pubblico. Sì, abbiamo aperto 2 anni fa uno spaccio aperto al pubblico e dove potete trovare tutti i nostri prodotti a chilometri zero con dei prezzi molto interessanti. Noi siamo proprio dietro alle porte franche di Rovato. Abbiamo detto durante questa puntata che si tratta di prodotti altamente qualitativi, selezionati, controllati, quindi c'è la garanzia anche del gusto poi per chi li deve consumare a tavola. Provare per credere. Benissimo, io a questo punto ringrazio Francesco Crescenti che ci ha ospitato e chiudiamo qui questa puntata di Civiltà Rurale.